Ringrazio il laboratorio Lapsus per questo invito che è giunto molto gradito, perché mi permette di ritornare a cose su cui mi ero soffermata, che avevo studiato diversi anni fa, direi, e ritornarci dopo un certo tempo aiuta a vedere le cose anche in un'altra prospettiva, direi, a allargare il cerchio dei problemi. Il mio intervento verterà sui termini del titolo che mi è stato proposto e che ho accettato. Il bonapartismo alle origini del populismo europeo. Mi soffermerò sui termini chiavi, in ordine diciamo però inverso, comunque diverso rispetto al modo in cui è stato proposto. In realtà sul populismo in sé ho poco da dire, ho poco da aggiungere. Per prepararmi a questa lezione ho visto il filmato della lezione del collega, del professor Cuzzi. In realtà non l'ho visto tutto, non ho avuto il tempo per arrivare in fondo. Però quello che ho visto mi sembra che si possa essere d'accordo sui tratti fondamentali di questa categoria, di questo fenomeno che è al centro oggi anche della discussione politica. In particolare sono d'accordo sul fatto che nel populismo dobbiamo mettere in luce innanzitutto la diffidenza, le avversioni verso le elite politiche e sociali, e direi quasi che questo avviene, aggiungerei magari, dopo una sedimentazione di un risentimento da parte del tra virgolette popolo. Naturalmente altro tratto fondamentale è la critica della democrazia rappresentativa, per cui c'è la via privilegiata del plebiscito, cioè della democrazia diretta, e ancora la presenza di un leader, la comunicazione diretta con il popolo, l'assunzione della volontà originaria del popolo, delle sue radici, soprattutto per quello che riguarda, diciamo, i valori della religione, della terra e, come diceva Cuzzi, del ruralismo. Sono tratti che ben si sposano, si incrociano e possono in qualche modo darci un'idea di un altro fenomeno, e cioè della concezione del bonapartismo. Anzi, direi qualcosa di più, direi che proprio questi elementi nel bonapartismo trovano un miglioramento ancora più autentico, soprattutto laddove si insiste sul fatto del ruralismo. Il mondo rurale, i contadini, nel fenomeno del bonapartismo hanno avuto un peso importantissimo, sia a livello di numeri, quantitativamente, quindi intendo dire, sia a livello di idee, cioè l'ideologia e i valori che venivano propugnati. Marx non a caso parla del 18 gennaio di Luigi Napoleone Bonaparte, cioè del nipote, parla e paragona i contadini alle patate che messe nei sacchi restano dei sacchi di patate, non costituiscono una classe. Non è un caso che faccio questo riferimento, perché il mondo contadino è stato veramente una delle leve sulle quali, lavorando sulle quali, buona parte hanno potuto raggiungere il potere. E questo aspetto del ruralismo, dicevo, lo trovo più in forma autentica all'interno del bonapartismo che non se guardo il populismo di oggi. Ovviamente il mondo di oggi è un mondo estremamente diversificato, dove si parla di terza, se non addirittura quarta rivoluzione industriale, dove si parla di un terziario avanzato e di tante altre cose, ovviamente il mondo rurale può essere preso come una sorta di mito, ma non è particolarmente importante. Dicevo concezione del bonapartismo. Di bonapartismo sono state date tantissime definizioni. Ce n'è una però che mi è utile, oltre al fatto che la trovo particolarmente soddisfacente, e dicevo è utile anche per me per la traccia di questa lezione. È una definizione che traggo da Pierre Rosanvallon nel terzo libro della triade consacrata all'avvento della democrazia, un libro del 2000. Secondo Rosanvallon, il bonapartismo fa perno su tre elementi chiave. Primo, una concezione dell'espressione popolare attraverso la procedura privilegiata del plebiscito. Secondo, una filosofia della rappresentanza come incarnazione del popolo in un capo. Terzo, il rigetto dei corpi intermedi che ostacolano il faccia a faccia tra popolo e potere.
come vedete che vi sia una certa vicinanza, se non addirittura una forte convergenza fra questi due fenomeni, i tre elementi su cui insiste lo Zaffaroni sembrano provino ampiamente. Però queste due categorie non possono essere semplicemente assimilate e vanno tenute distinte per tante ragioni. Una in particolare vorrei richiamare, proprio rifacendomi alla lezione introduttiva, quindi di particolare significato e valore, perché dovrebbe darvi le indicazioni generali, no? Su cui muoversi. E cioè che il bonapartismo è un fenomeno nel quale la posizione dei problemi avviene sempre dall'alto. A differenza dei populismi di oggi, anch'essi si incarnano spesso in un leader che si mostra come il ventriloquo del popolo, parla per il popolo, si fa interprete degli umori del popolo. Però c'è anche un movimento dal basso, è innegabile questo nei populismi di oggi. Per cui quando il professor Cuzzi richiamava un concetto fondamentale che è quello dell'antipolitica, il bonapartismo si colloca nella cosiddetta antipolitica dall'alto, piomba dall'alto sempre sul popolo, e non c'è quel movimento dal basso, quella politica ex partis populi, che invece è caratteristica di tanti fenomeni populisti dei nostri tempi. Di nuovo, per non ripetere, la diversità sta nel fatto che da un lato c'è un fenomeno che si pone a cavallo tra il XX e il XXI secolo, dall'altro siamo alle origini della politica moderna. Le differenze sono tantissime e, come diceva un grande storico dell'Ottocento, François Guizot, bisogna partire dal punto di partenza, bisogna vedere le condizioni di quel particolare momento storico per capire. E quelle condizioni non possono essere semplicemente trasferite all'oggi. Bonapartismo, però di Bonaparte nella storia sono due. E allora il primo, direi forse anche il vero problema che dobbiamo porci, il grande interrogativo a cui bisogna cercare di rispondere, è in che misura i due Bonaparte hanno contribuito alla strutturazione del bonapartismo. La mia posizione è molto chiara, l'ho scritta in diversi libri. A mio giudizio è il nipote Luigi Napoleone Bonaparte che veramente struttura il bonapartismo. L'ho sostenuto in libri, non ritorno su questi problemi, ma l'ho sostenuto a partire dal fatto che ben prima di arrivare al potere Luigi Napoleone Bonaparte teorizza, mette per iscritto in tanti momenti, sia nelle lettere private sia negli scritti pubblici, il fatto che la sovranità del popolo deve essere alla base del regime politico e che il popolo si è espresso per l'appunto in favore dello zio Napoleone con milioni e milioni di voti in più occasioni. È un tesoro a cui si rifà. Naturalmente è anche vero che senza precedente, pur accidentale per certi versi, di Napoleone, la storia di Luigi Napoleone Bonaparte non avrebbe probabilmente neanche potuto dispiegarsi. E allora, dallo zio che bisogna partire, e vi dirò che lo farò cercando di giocare su due registri, sulle istituzioni e sulle terre. Sulle istituzioni perché punto centrale è il fatto del plebiscito. Senz'altro sapete che Napoleone giunge al potere dopo un colpo di Stato, no? Giunge al potere dopo il colpo di Stato del 19 gennaio anno ottavo. Questo colpo di Stato però non era stato ordito da Napoleone, lui si inserisce un colpo di Stato che era invece stato preparato da civili, in particolare da un gruppo di intellettuali ascrivibili alla terza generazione dei Lumi. Come recita il titolo di un bellissimo libro, all'inizio Napoleone non fu che, virgolette, la sciabola di Seyès, doveva essere quello, il generale che aiutava il comune.
di Stato. Una volta fatto il colpo di Stato, però, Napoleone si fa sentire subito e in maniera molto pesante. Si fa sentire sia nel modo in cui andranno articolati i nuovi poteri, perché coloro che hanno messo in atto il colpo di Stato vogliono ridisegnare il profilo del potere, cioè vogliono dare una nuova costituzione, sia e soprattutto perché pretende, Napoleone impone, che questa nuova costituzione scritta da loro sia sottoposta all'approvazione dei francesi. Su questo non transige, va fatto. Perché va fatto? Va fatto perché Napoleone Bonaparte in questa maniera cerca di, di riannodare i fili di una tradizione. Una tradizione in realtà molto molto recente, perché è data solamente di 6 anni. I Giacobini avevano anch'essi proposto all'approvazione del popolo francese una Costituzione. E è questa la tradizione. Napoleone vuole ripetere questo gioco. Tra l'altro i due momenti hanno delle importanti somiglianze. In entrambi i casi, il primo plebiscito voluto da Napoleone e quelli, la ratifica della Costituzione voluta dai Giacobini, per l'appunto verte in entrambi i casi su un testo costituzionale. Ma soprattutto in entrambi i casi è una procedura che viene avviata dopo una presa violenta del potere, perché anche nel caso dei Giacobini c'è una presa violenta del potere. Non so se l'avete fatto nelle elezioni o storia moderna o storia contemporanea, ma la famosa giornata 31 maggio 2 giugno del 1793, con l'estremissione dei girondini dalla convenzione, la messa al bando praticamente dei girondini, è un momento di estrema violenza. Quindi Napoleone ha alle spalle questo esempio. E scusate se insisto sul momento giacobino, perché altrimenti non si capisce la differenza della verità voluta da Napoleone. Il primo procedimento di ratifica, il primo esperimento, se volete, di qualche cosa di tipo referendario, che non riguarda annessione di territorio, ma riguarda una questione precisa, cioè la Costituzione, viene messo in scena in Europa per l'appunto dai Giacobini. È la prima volta che un grandissimo paese è chiamato a pronunciarsi su una questione precisa. E siccome è la prima volta, bisogna inventare come farlo. Allora, i Giacobini scelsero la strada dell'approvazione nelle assemblee primarie. Assemblee primarie sono delle assemblee a livello comunale, non numerosissime, più o meno di qualche centinaia di persone. Ciascuna assemblea doveva accettare o meno la Costituzione. Questo è il modo, ma dirlo così sembra semplice, in realtà non è semplice, perché nel momento in cui si mette in moto l'attivazione della ratifica della Costituzione attraverso le assemblee primarie, significa che bisogna fare tutta una serie di cose. Le assemblee primarie vanno convocate, quindi bisogna, dare notizia della cosa. Le persone vengono e bisogna costituire l'assemblea, magari con appello nominale. Bisogna eleggere un presidente dell'assemblea, bisogna costituire un bureau, bisogna darsi delle regole per lo svolgimento dei lavori dell'assemblea. Fatto tutto questo, bisogna leggere articolo per articolo, prima la dichiarazione di diritto l'uomo di cittadino, poi tutta la Costituzione dell'anno prima. Solo leggerla. Tante volte bisogna tradurla nell'idioma locale. I francesi parlano francese alla fine dell'Ottocento, a 700 ci sono ancora tanti dialetti oppure lingue nelle zone di confine. Anche questo è un lavoro piuttosto complesso. Poi il presidente solitamente deve spiegare il senso di un articolo. Tutto questo significa che molto probabilmente in tanti casi non si fa tutto in un'unica seduta, quindi bisogna aggiornarsi e riconvocare nuovamente l'assemblea. Insomma, dopo tutti questi passaggi si arriva al momento della discussione e poi della votazione.
la quale votazione come vita, a seconda delle assemblee nelle maniere più varie e più diverse, per alzata di mano, per acclamazione, a volte attraverso un foglio scritto, attraverso pure la risposta orale, magari a un appello nominale, oppure anche cambiando posizione all'interno dell'aula. Perché cambiando posizione all'interno dell'aula? Perché anche questa è una manifestazione della volontà, se uno è d'accordo o non è d'accordo. Però parliamoci in un momento storico preciso. Solitamente queste operazioni, di fronte a queste operazioni, anzi, controllo di queste operazioni, c'è quasi sempre un delegato del potere centrale, cioè un giacobino. Sapete che i giacobini avevano una rete, no, estesissima di club, e quindi molto probabilmente all'interno dell'assemblea c'erano persone vicine oppure veramente dei personaggi che erano dentro i club giacobini e che quindi controllavano il processo. Per cui, non lo dico a caso, ci sono state delle ricerche in questo senso, c'è stato per l'appunto un'assemblea primaria in cui la votazione si è svolta in una maniera particolare. Chi era d'accordo con il testo costituzionale usciva dall'aula, chi era contrario stava dentro. Vi potete immaginare il risultato. Perché vi dico questo? Anche i giacobini sono un gruppo che dicono di parlare in nome del popolo. Nessuno credo abbia mai pensato di unire il nome dei giacobini al populismo, non è certamente io che voglio fare questo, assolutamente. Però anche loro parlano in nome del popolo. Si arroga il diritto sul filo della virtù, tanto proclamata in tanti bellissimi discorsi di Robespierre, di parlare in nome. Quello che cercano di fare allora attraverso la ratifica della Costituzione è un modo attraverso il quale cercano di dare, come dire, una specie di sorta di rito civile all'accettazione scontata della Costituzione. È una delle tante manifestazioni che vengono fuori già alla luce della Rivoluzione francese dell'inclusione dentro la nazione. Dei voti, di chi ha detto sì o no, a nessuno importa in questo momento storico. Quello che è importante è mettere in scena, celebrare il fatto che i francesi fanno parte della loro patria, che il popolo è tutto attorno alla convenzione giacobina. Mettere in scena come? In primo luogo quello che vi ho appena detto, cioè mettere, convocare le assemblee primarie su un territorio che è in forze per la rivolta federalista, per l'insurrezione in Pantera, per la guerra che incombe, è già un'impresa che ha dell'eccezionale. Il fatto di essere riuscita a convocare così tante assemblee primarie, far passare la Costituzione in questa, è il segno non tanto dell'accettazione da parte di coloro che sono andati all'assemblea primaria della Costituzione, ma della capacità dei giacobini di tenere il territorio. E poi, secondo un articolo che è dentro il decreto che viene emanato dalla Convenzione e che regola questa procedura nuova in Europa, ripeto nuova, si stabilisce che ciascuna assemblea primaria manderà un rappresentante a Parigi per portare i voti della propria assemblea. Questo avverrà il 10 agosto. 10 agosto 1793, ricordate che c'è stato il 10 agosto 1792, il grandissimo della rivoluzione, viene organizzata con estrema attenzione uno scrupolo eccezionale attraverso il concorso anche del pittore David, una grandissima festa, la festa della riunione, la festa della riunione. In questa festa si celebra per l'appunto l'unità dei francesi. E in questa festa prendono parte tantissimi appunto delegati che vengono dalla provincia portando i voti e celebrando la bella Costituzione dell'anno primo, che però finisce in un arco di cedro nel giro di
paio di mesi verrà sospesa perché il governo giacobino sarà rivoluzionario fino alla pace. Questa è la tradizione a cui fa riferimento Napoleone. Se volete, per rigore, vi aggiungo che anche la Costituzione dell'anno terzo fu approvata con le stesse modalità. Lì però non c'era niente da festeggiare, ormai il movimento rivoluzionario aveva conosciuto una brusca frenata e semmai ci sono state le giornate di vendemmiaio e i colpi di fucile sulla folla, ma questa è un'altra questione. Napoleone allora, arrivato al potere, è entrato prepotentemente anche nel processo di progettazione della Costituzione e richiesta da parte sua fortissima che questa Costituzione venga accettata dai francesi. Però in che modo? Il modo è diverso, anzi molto diverso. Viene messa a punto nella, diciamo, tra le persone più vicine a Napoleone e viene deciso che si opererà in questa maniera. Il testo della Costituzione viene diffuso, viene riportato nei giornali, viene affisso sui muri, insomma se ne dà notizia. E poi presso i notai, presso gli uffici comunali, presso tutta una serie, diciamo, di funzioni pubbliche, di funzionari pubblici, vengono aperti dei registri. E in questi registri i cittadini devono presentarsi, scrivere il proprio nome, il proprio cognome, se accettano o se rifiutano la Costituzione. E poiché si trattano di registri c'è anche un'ultima colonna nel quale possono, se vogliono, annotare qualcosa, far annotare, perché naturalmente non tutti sanno cosa. Ora, come vedete, le modalità sono estremamente diverse. È la forma giacobina, la forma, diciamo, assembleare, dove c'è anche discussione. E sotto Napoleone, primo plebiscito, ma tutti i plebisciti di Napoleone si svolgeranno in questa maniera, attraverso la collezione, diciamo, dei voti all'interno dei registri pubblici. È evidente che le due modalità sono stridono l'una con l'altra, però neanche troppo, perché vi voglio far notare che in entrambi i casi si tratta di una manifestazione palese, di una manifestazione palese della propria volontà. E è vero che nella misura voluta da Napoleone c'è un grado di coercizione maggiore, oltretutto il fatto di lasciare scritto nome e cognome su una lista, dopo che c'erano state le liste di proscrizione dei giacobini, è qualcosa che può spaventare. Però è palese e sotto coercizione anche colui che sta dentro un'assemblea e c'è un funzionario, un commissario giacobino, a controllare l'operazione. E in realtà, a dirla proprio tutta, il fatto che i voti siano stati raccolti in questa maniera forse è anche, come dire, un qualche cosa che va più a svantaggio che non a vantaggio del gruppo attorno a Napoleone. Il fatto che abbiano alla fine raccolto un discreto numero di voti è un successo ancora maggiore, perché proprio perché la procedura è estremamente severa. Queste le modalità e il contenuto. Il contenuto va visto quando si ragiona dei plebisciti. La Costituzione dell'anno ottavo è una Costituzione, immagino lo sappiate, tutta sbilanciata sulla figura del primo console. È vero che ce ne sono tre, ma è il primo che ha in mano praticamente tutte le leve del potere. È una Costituzione che designa varie istituzioni, primo console, oltre a tante altre funzioni, ha praticamente la nomina del punto nevralgico, che è quella della costituzione dei membri che andranno a costituire il Consiglio di Stato,
che confeziona la legge, che viene discussa dal Tribunato e approvata dal Corpo Legislativo. In più c'è un Senato, che dovrebbe essere un Senato conservatore, si sembrerebbe quasi qualche cosa di più indipendente dal primo consolo, ma che poi nella realtà delle cose anche il Senato si piegherà ai voleri del primo consolo. Tutto poggia sul suffragio universale, ma il suffragio universale maschile è stemperato, diciamo, con varie procedure. È una Costituzione frutto di un'elaborazione estremamente concitata, l'hanno messa per iscritto nel giro di qualche seduta nel salotto di Bonaparte, qualche pomeriggio, quindi sono andati molto veloci. E quindi è una Costituzione che ha anche tantissime lacune, a partire dal fatto che non c'è, figuratevi, alla fine del processo rivoluzionario, non c'è neppure la definizione della sovranità. Quindi queste lacune, queste incertezze, ecco che invece, proprio in confronto a tutto questo, di fronte a tanta imprecisione, bisogna notare invece l'estremo rigore di due articoli. L'articolo 39, dove compaiono i nomi dei futuri consoli: Bonaparte, Cambaceres e Lebrun. Si è detto però che è il primo quello che conta. E l'articolo 95 è l'ultimo, che chiude la Costituzione dell'anno ottavo, dove è scritto: la presente Costituzione sarà subito offerta all'accettazione del popolo francese. La ricetta del bonapartismo in qualche misura è già tutta qua: il popolo e un nome proprio. In realtà nella Costituzione dell'anno ottavo ci sono tre nomi, e da altre parti si parla anche di 6S, e quindi sembrerebbe, diciamo, un pochino più ancora troppo articolata la cosa. Ma non c'è invece nessuna esitazione nel secondo plebiscito indetto sotto Napoleone e presentato ai cittadini nel 1802. Dice, recita, diciamo, il plebiscito: il popolo francese sarà consultato su questa questione. Napoleone Bonaparte sarà console a vita, punto interrogativo. Qui vedete benissimo che il popolo sta da una parte e il nome di Bonaparte dall'altra. Si fronteggia. Peraltro, così come è formulata questa domanda, diciamo, è abbastanza pesante il fatto che nel caso del popolo francese si utilizza oltretutto la forma passiva: il popolo francese sarà consultato, neanche dirà se vorrà o meno. Vabbè. Ma è qui che si instaura quello su cui tante volte si insiste quando si parla di bonapartismo e più in generale poi a seconda delle forme di populismo, cioè questa comunicazione diretta tra il popolo e il leader e una persona, in questo caso il capo dello Stato. Tra l'altro, ma queste, se volete, sono anche un po' di finezze lessicali, non si usa ancora il termine plebiscito. Il termine plebiscito a metà del Settecento era usato per lo più dagli esperti della storia antica, dagli antiquari. Comincia a circolare nei primi anni 20 in Francia il plebiscito per designare questo tipo di votazione. Vabbè, entra veramente nel lessico anche giuridico ufficialmente con Luigi Napoleone Bonaparte. In questo caso si utilizza soprattutto la dizione appel o pel, l'appello al popolo. Però allora appello in francese non significa solamente chiamata, va bene? Ha anche a volte una sfumatura, un pochino, diciamo, quasi di corteggiamento del popolo, un'invocazione, un invito affinché il popolo si esprima. In effetti con Napoleone c'è il tentativo proprio di comunicare, di inserire questo canale tra il popolo e il grande generale. C'è da dire che però le votazioni plebiscitarie sotto Napoleone prestano il fianco a tantissime critiche, non solo per le modalità di cui vi ho detto, va bene,
che sono abbastanza raccapriccianti. C'è il sospetto, anzi, il sospetto più che reale, quasi la certezza, del fatto che i risultati fossero truccati. Fu fatta un'indagine, un controllo attraverso degli esami archivistici alcuni anni fa, e fu fatta questa indagine fu fatta solamente però sul primo plebiscito, quello del 1799. E che cosa è stato trovato? È stato trovato che Napoleone, anzi il fratello di Napoleone, Luciano, fece aggiungere d'ufficio per ogni risultato che proveniva dal comune, d'ufficio furono aggiunti 8.000 voti, in maniera tale che Napoleone, oltre a conteggiare anche i voti dell'esercito che non ha mai votato, poté contare, esibire il risultato incredibile di 3 milioni di accettazioni. Contro che cosa? Per avere dei raffronti, diciamo anche numerici, contro più o meno 1.900.000 di accettazioni della Costituzione giacobina e di 1.100.000 per quello che riguarda la Costituzione del 1795, quella dell'anno terzo. Napoleone, i numeri contano, per lui i numeri contano, lui deve esibirlo in consenso, deve farlo sentire numericamente. E è per questo che molto probabilmente è intervenuto anche nei plebisciti successivi per, di nuovo, tra virgolette, gonfiare i risultati. I numeri però interessano anche al nipote. Vi ho detto che se il nipote, dal mio punto di vista, è veramente colui che teorizza il bonapartismo, è perché ha alle spalle, diciamo, tutta una serie di interventi pubblici e privati per mostrare come in realtà il suo vero titolo per aspirare alla corona imperiale sono questi milioni di voti che lo zio aveva ottenuto. Non ho il tempo ovviamente per entrare nella vicenda precisa della storia di Luigi Napoleone Bonaparte, e vengo quindi subito al punto in cui anche lui si è misurato con il passaggio plebiscitario. Quando Luigi Napoleone Bonaparte indice il suo primo plebiscito, non è qualcuno che è arrivato da poco al potere, e non c'è arrivato al potere Luigi Napoleone Bonaparte con un colpo di Stato. Il plebiscito è detto subito dopo il colpo di Stato, però Luigi Napoleone Bonaparte al potere ci è arrivato 3 anni prima attraverso le elezioni presidenziali, presidente della seconda. Elezioni presidenziali nel corso delle quali ottenne un successo talmente grande, 5 milioni di voti su un corpo elettorale di quasi 10 milioni di persone, chiaramente maschi, francesi, dicendo, e viste le proporzioni, già a quel tempo si parlò di una sorta di plebiscito. Le elezioni presidenziali del 1848, cioè del 10 dicembre 1848, anche esse sono state, diciamo, esaminate dal punto di vista archivistico e offrono delle, diciamo, un saggio anche qui dell'apprentissaggio, come dicono i francesi, nell'esercizio del suffragio universale maschile, laddove Non esistono delle regole precise nel voto. E allora c'è uno studioso che si è soffermato, diciamo, esaminando alcune di queste schede elettorali che non erano precompilate, si dava un foglio bianco alle persone nelle quali si scriveva il nome del possibile presidente, e si è notata la grandissima libertà con la quale i francesi si esprimevano nel tempo. Tante volte viene fuori questo legame quasi affettivo con il nome di Bonaparte, cioè schede nelle quali con un francese molto povero lessicalmente, pieno di errori, strapieno di errori, indice di una persona scarso tasso di alfabetizzazione, però ci si rivolge
voto Bonaparte perché è il nipote dello zio, del grande zio, qualcuno che ha fatto tanto per la Francia. Ci sono schede invece estremamente, estremamente schede della votazione, estremamente scritte in francese ineccepibile, che dimostrano anche una conoscenza approfondita della Costituzione, del resto appena entrata in vigore, nella quale magari si dice voto contro, non voglio Bonaparte perché l'articolo cardinale della Costituzione eccetera. Cioè una volta il rapporto con la scheda elettorale era molto, diciamo, improvvisato, non essendoci regole si potevano scrivere veramente quello che volevano. Ora, la piegatura populista che potremmo in qualche misura cercare di cogliere in questo passaggio sta nel fatto che proprio dal punto di vista istituzionale, con la scelta che è stata fatta di far fronteggiare a un unico uomo l'assemblea, entrambi eletti a suffragio universale maschile, fa sì che i voti che si riversano alla fin fine su la figura del presidente assumono per l'appunto anche una connotazione, diciamo, di critica nei confronti dell'assemblea, che diventa a quel punto non l'assemblea dei rappresentanti del popolo, ma per l'appunto un consesso di quelle elite contro le quali gran parte del popolo aveva anche già, diciamo, le famose giornate di giugno aveva protestato. È proprio il disegno duale all'interno della Costituzione del 1848 che fa sì che ci sia questa polarizzazione. Un uomo che dà dalla sua milioni di voti e dall'altra l'assemblea, nella quale per l'appunto si muovono fazioni e gruppi politici e che contro la quale spesso si indirizza lo scontento della popolazione. Il colpo di Stato viene dopo 3 anni di difficili rapporti fra queste due istituzioni, il Presidente e l'Assemblea. Rapporti molto difficili, e a un certo punto invece Napoleone prende la decisione, nuovamente con tutta una serie di persone, di tentare il colpo di Stato. Colpo di Stato, a differenza di quello dello zio, non è un colpo di Stato incruento. Ci sono tantissimi morti e per mesi e mesi la Francia vivrà dei momenti molto difficili. Quindi il colpo di Stato di Luigi Napoleone Bonaparte è un colpo di Stato piuttosto cruento. Ma immediatamente, per lavare quell'onda, viene deciso di consultare il paese, di indire un plebiscito. Come? Questa volta con modalità molto diverse. Innanzitutto c'è da dire che i plebisciti di fine Settecento, e in questo caso penso soprattutto a quello dei Giacobini, non si tennero a date fisse, né si dette mai un limite di tempo entro il quale quei risultati dovevano arrivare a Parigi. Per cui nel 1793, quando fu avviata la procedura della ratifica della Costituzione, non tutti si presentarono con i risultati entro il famoso 10 agosto alla festa. Ci furono delle assemblee primarie che inviarono i risultati addirittura un anno dopo, quando ormai Robespierre era stato impettinato, quindi proprio qui non c'era un limite e nessuno si era. Nel caso di Napoleone fu fissato un termine più o meno di 2 mesi per la raccolta dei voti nei pubblici registri. Nel caso invece del nipote tutto si svolge nell'arco di 2 giornate. In soli 2 giorni, siamo in Francia nel 1851, bisogna votare. Quindi è una mobilitazione generale. E soprattutto diverse furono le procedure, perché Luigi Napoleone Bonaparte fece
disse, cioè fu decretato che il plebiscito si sarebbe svolto attraverso un'indicazione secca e dura, sì o no, scritto su un foglio bianco deposto in urna. Diciamo con un voto individuale e segreto, ve lo metto fra mille virgolette, nel senso che la procedura di prendere un foglio, scrivere sì o no, darlo in urna, in teoria dovrebbe essere segreta, però tutto questo avviene in un paese, che vi ho detto, per gran parte sotto lo stato d'assedio, ci sono militari ovunque e quindi parlare proprio di voto segreto sarebbe, diciamo, troppo facile. Anche qui un controllo senz'altro fu fatto, ma comunque non con i registri, con il nome e cognome. I risultati furono impressionanti. Praticamente 7 milioni di sì, vi ho detto su un corpo elettorale più o meno di 10 milioni, 600.000 no, 36.000 voti non validi. Quindi c'è un abisso, anche se il corpo elettorale di fine 700 è ridotto, è minore rispetto a questo. C'è un abisso sia rispetto ai dati quantitativi e un abisso anche rispetto alle procedure che aveva voluto, lo zio. E infine il contenuto, anche questo è un elemento su cui bisogna riflettere. Perché questa votazione che si tiene alla fine del 1851 non ha per oggetto una Costituzione. La Costituzione sarà da scrivere. I francesi furono chiamati a esprimersi su un'altra questione, che vi leggo proprio come fu formulata ai cittadini. Il popolo francese vuole il mantenimento dell'autorità di Luigi Napoleone Bonaparte e gli delega i poteri necessari per stabilire una Costituzione sulle basi proposte nella proclamazione. Fatto un colpo di Stato il giorno stesso, su quasi tutte, diciamo, le mura di Parigi fu affisso una proclamazione nella quale Luigi Napoleone Bonaparte, per salvare il paese, ha deciso di prendere in mano la situazione, eccetera, e scriverà una Costituzione e comunque saranno garantiti i diritti fondamentali e via dicendo. Allora, messo in questo termine, con questa formulazione, non solo qui abbiamo, come abbiamo visto con lo zio, il popolo francese e il nome proprio, Luigi Napoleone Bonaparte, il canale di comunicazione di cui già si è detto, abbiamo anche una richiesta di delega e poteri necessari per stabilire una Costituzione. Una richiesta, diciamo, non dico di una delega in bianco, ma quasi. Questo è un elemento che di nuovo riprendo la lezione del professor Cuzzi, che anche lui aveva insistito sul fatto che spesso, no? A volte succede che il leader populista chiede quasi una carta in bianco. Questo caso non è proprio in bianco, perché Luigi Napoleone Bonaparte ha già detto che ci ha fatto capire ai francesi che la nuova Costituzione rispetterà certi principi e via dicendo. Ma comunque quello che si chiede è qualcosa come il potere costituente, cioè non solamente l'autorità, non solamente il potere esecutivo, addirittura anche il potere costituente. E mai, fino allora, era mai stato utilizzato in questo senso lo strumento plebiscitario. Ovviamente tutto questo sono tratti inquietanti, e la categoria del bonapartismo solitamente non è una categoria, diciamo, che si presta a altre declinazioni come a volte succede con il comunismo. Però è qualcosa che è in sintonia con i tempi, cioè la scelta svolta, lo strappo che Luigi Napoleone Bonaparte ha fatto rispetto alla tradizione dello zio, a mio giudizio rispecchia veramente quello che era lo spirito del 1848. Che cosa voglio dire e in che senso? Il 48, lo sapete, è una rivoluzione, perlomeno all'inizio, una rivoluzione pacifica. Francia non ha causato grandi problemi. È l'avvento della Repubblica utopica, è la celebrazione dell'unità grazie al suffragio universale maschile. Diventa un elemento quasi lirico di questo.
Rosa Malò peraltro ha scritto che il suffragio universale diviene il simbolo della concordia nazionale. Naturalmente un sogno che dura poco, già a giugno c'è lo scontro tra borghesia e operai su queste barricate e il sangue arriva e arriva tanto in quel momento. Ora, se c'è un uomo che ha incarnato, oppure un uomo che ha saputo, creduto, lo spirito del 48 è Alphonse de Lamartine, un poeta, non so se l'avete incrociato negli studi di letteratura, un personaggio che fino a non molto tempo fa, direi più o meno fino a 20 anni fa, in un manuale di dottrine delle politiche aveva le stesse pagine che erano dedicate a Tokyo Game. Immaginatevi come è stato considerato importante dal punto di vista delle idee politiche per un fino a un certo punto. Ora, Lamartine chi era? Lamartine è un padre del romanticismo, un grandissimo poeta, è colui che alle soglie del 48 scrive la storia dei Girondini, rilanciando quel momento storico all'attenzione, diciamo, dei suoi compatrioti. È una delle figure che è stata al centro della rivoluzione di febbraio. È lui che tiene un grandissimo discorso su una sedia perché vogliono imporre certe cose, diciamo, riesce a calmare la popolazione parigina, viene inserito nel comitato provvisorio, poi eletto all'Assemblea Nazionale Costituente e perde, diciamo, centralità proprio dopo le giornate di giugno, che segue triste e melanconico girando a Parigi con cavallo e guardando tutto quello che succede. È finita, diciamo, quella rivoluzione lirica su cui Lamartine aveva tanto contato. Dov'è che riappare Lamartine? Lamartine riappare per l'appunto a ottobre ai lavori dell'Assemblea Costituente. Siamo al momento finale della Costituente. E siamo nel momento decisivo, in cui, diciamo, i costituenti sono figli, devono decidere su due cose fondamentali. Se l'assetto dei poteri sarà monocamerale o bicamerale e se la Repubblica avrà un presidente eletto direttamente dal popolo oppure con altre soluzioni, che ne so, all'interno dell'assemblea, eccetera. Lamartine si impone con due discorsi importantissimi tra fine settembre e inizio ottobre su questi due temi. È lui che fa un importantissimo discorso per far scegliere, diciamo, per indirizzarsi sulla soluzione monocamerale, così come effettivamente è successo, e poi il 6 ottobre tiene un importantissimo discorso nel quale si schiera a favore dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica. È un discorso nel quale, con, e questo veramente lontanissimo dal populismo, va bene, con un'altissima arte oratoria, con una capacità oratoria che oggi veramente è perduta, Lamartine parla in più di un'occasione di fusione completa tra popolo e il suo presidente e di rigetto non tanto dei corpi intermedi ma quanto e più delle fazioni che possono dividere l'assemblea. Ora, questi elementi Lamartine li porta all'attenzione dell'assemblea e riesce col suo discorso probabilmente a sbilanciare la decisione e quindi a far decidere l'assemblea per l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. In questa maniera Lamartine, come tante volte si legge e si incontra nei testi dedicati a questo momento storico, in realtà ha aperto la strada a Luigi Napoleone Bonaparte. Egli pensava nel momento in cui si pronunciava e si schierava per quest'idea politica, di una fusione tra il popolo e il suo presidente, pensava che i voti sarebbero ricaduti su di lui. In realtà sappiamo com'è andata la storia, se
volete, vi ho detto forse prima, però non mi ricordo, che Luigi Napoleone Bonaparte ottenne una votazione plebiscitaria, 5 milioni di voti su di lui, Lamartine, quando si presentò, perché lui stesso si presentò a queste presidenziali, ottenne qualcosa come 18.000 voti. La differenza è abissale. Perché? Perché quest'uomo che nelle suppletive era stato eletto e indicato in non so quanti dipartimenti? Perché la mattina alla fin fine simboleggia proprio quelle elite, quelle persone che da anni sono dentro le assemblee rappresentative, e è proprio contro queste persone che si indirizza già il voto presidenziale. Quello che vi volevo dire, so quanto sia passato attraverso questo giro su un'altra figura, è che allora l'idea di un capo è qualcosa che circola nello spirito del 48 e non è proposta solamente da Luigi Bonaparte. Luigi Napoleone Bonaparte ha la capacità di cogliere e di trarne vantaggio, ma l'idea era nell'aria. E proprio perché è dentro questo spirito del 48, ne intuisce, ne capisce la varia direzione e i movimenti, ecco quel cambio di modifica di cui vi dicevo prima rispetto alle procedure elettorali. Tant'è che il giorno stesso del colpo di Stato, il 2 dicembre, un decreto annunciava il plebiscito per il 14 dicembre attraverso l'utilizzo dei pubblici registri, così come era stato per il caso di plebisciti dello zio. E qualche giorno dopo un nuovo decreto, in cui invece si stabiliscono le regole di cui ho detto, e cioè slitta il plebiscito e va il 21 dicembre, ma questo non è particolarmente importante, quanto invece la introduzione di una nuova regola, cioè del voto su una scheda. Questo significa che veramente lo spirito del 48, che del resto nel caso suo con le presidenziali aveva già dato buoni frutti, Luigi Napoleone lo prende come elemento per lavare l'onta del colpo di Stato, attraverso un utilizzo, come dire, non attraverso quelle misure coercitive su cui si era appoggiato lo zio, ma attraverso un utilizzo autentico, per quello che è lo spirito del tempo, del suffragio universale maschile. Ho un'ultima cosa da aggiungere per chiudere. Vi ho detto, sarei intervenuta sui Berlinguer, sul bonapartismo, alle origini del populismo europeo. Mi resta da dire qualcosa, un accenno brevissimo su concetto di origine. Lo faccio come storica, richiamandomi alla lezione di Marc Bloch, il quale diceva: attenzione signori, attenzione alle origini, attenzione laddove si prendono le origini per una spiegazione. Giusto ricercare le origini del fenomeno, ma non credere, questo è l'idolo delle origini, come diceva Marc Bloch, non credere che le origini siano già la spiegazione del fenomeno. È qualche cosa scritto da uno dei più grandi storici del Novecento che vi ricordo. Vi ricordo in che senso? Io personalmente credo, sono convinta, che il bonapartismo sia alle origini del comunismo. Ma come vi dicevo prima, però non sono origini che tutta spiegano. Ci sono delle cose, degli elementi, ma non è che parlando di bonapartismo abbiamo detto tutto, tardi, anzi direi che il bello va da venire, va bene. Bisogna, secondo me, se ci caliamo in un discorso che vuole prendere incontro il problema delle origini, bisogna prendere quello che c'è di buono in questo approccio, cioè bisogna non semplificare, bensì complicare la questione, o quantomeno allargare la visuale attraverso la quale si abbraccia il problema. Cosa voglio dire? Bonapartismo, fenomeno ottocentesco, populismo dell'oggi, hanno in comune il fatto
di essere qualche cosa interno alla democrazia. Appartengono, se utilizziamo delle categorie molto strutturate, a delle categorie ben precise, appartengono entrambi a quella che è stata definita la seconda comparsa della democrazia, il libro di John Dunn, il mito dei linguaggi. E più precisamente si collocano in due momenti ben chiari. Il bonapartismo fa parte della prima fase di democratizzazione, i populismi dell'oggi sono dentro la terza fase di democratizzazione, la terza fase che prende avvio con la rivoluzione dei garofani in Portogallo nel 1974. Quindi sono in momenti storici molto diversi, però sono interni alla democrazia e a questo è un punto importante. E allora, se vogliamo fare un discorso generale, è bene confrontare, prendere dall'analisi di questi fenomeni, prenderli, come è stato scritto da un politologo, prenderli sul serio, cioè cercare di vederli con intelligenza, perché è vero che sono dei pungoli, degli elementi critici, per certi versi delle perversioni, se non delle patologie della democrazia, però ci stanno all'interno. E allora l'intelligenza, la comprensione di questi fenomeni va vista all'interno appunto di categorie più vaste e soprattutto attraverso il tentativo, quello che mi sembra che state facendo in questo laboratorio, di confrontare le varie tipologie in casa, senza cercare cioè di ridurlo a quello che dicono i francesi un mot valise, una parola valigia dove sta dentro e spiega tutto il contrario. E quindi, visto che mi sembra che sia questo proprio il percorso che avete preso in questo laboratorio, cioè di un'analisi attenta e alle varie anime di questo fenomeno, alle sue diverse declinazioni, io concludo ringraziandovi nuovamente dell'invito e augurandovi soprattutto molto. Grazie mille, in realtà abbiamo un po' di tempo a disposizione, per cui se qualcuno vuole intanto rompere il ghiaccio, intanto magari la prossima rifuciranno un po' d'acqua fresca. Scusate il caldo, ho provato ad accendere il condizionatore, ma è mortale, speriamo che non sia sempre così, ma temo di sì. Faccio io una domanda per rompere il ghiaccio. E, no, ci sono alcuni spunti molto interessanti che poi ha ripreso nelle conclusioni e che però mi frullavano in testa già mentre spiegava. Uno è quello del tema del populismo come elemento interno alla democrazia, che secondo me è molto interessante, nel senso che è un po' disse anche Kuz nella sua prima lezione. In realtà tutti i vari esempi hanno all'interno un richiamo all'espressione massima, no, della democrazia, al momento plebiscitario e così via. In quest'ottica, magari faccio una domanda, come dire, un po' mal posta, ma frutto del ragionare ad alta voce di ora. Il presidenzialismo francese, che è, come dire, figlio, non, è chiaramente in un solco diverso, perché poi ci sono state altre costituzioni eccetera eccetera, però il presidente, cioè, la Quinta Repubblica, esatto, cioè, o comunque il fatto di scegliere il presidente attraverso un voto popolare. Faccio questa domanda, faccio una piccola premessa, perché alcuni giorni fa ho visto un documentario sulle donne costituenti della Costituzione italiana una testimone raccontava di come fu una scelta condivisa quella di non fare dell'Italia una repubblica presidenziale ma una repubblica parlamentare, perché
per far sì che il Presidente della Repubblica fosse scelto appunto dal Parlamento come espressione il più possibile reale di tutto l'arco costituzionale e non che non fosse il risultato di un conflitto, comunque di una scelta fra due candidati che inevitabilmente avrebbe riportato la scelta fra due fazioni e quindi avrebbe non unito il paese intorno ad un presidente che fosse garante della Costituzione, ma l'avrebbe sostanzialmente diviso. Quindi la domanda un po' è vero questo tema e quanto invece come dire questo il presidenzialismo francese invece unisce, cioè questo percorso che magari prende il via in quello che ci ha spiegato oggi in realtà ha portato ad una repubblica che poi si riconosce nel suo presidente oppure no? Questa è una domanda che dovremmo subito girare a un politologo, direi, secondo me, per come l'ha posta. Perché no? Perché mi immagino in Italia se avessimo dovuto fare un presidente della repubblica scelto con voto popolare, probabilmente non dico che sarebbe la guerra civile, ma sarebbe molto più complesso, certo, come tema. Certo. Perché magari ci saremmo trovati in confronto. Diciamo, la scelta del Presidente della Repubblica all'interno delle assemblee rappresentative, diciamo, è qualcosa che si avvicina più alla democrazia deliberativa, nel senso ci deve essere una discussione, il tentativo di convincere l'altra persona, l'altro rappresentante, che ci sono delle ragioni forti che supportano una certa scelta. Deve essere una decisione condivisa. Invece nel caso francese è vero che c'è, a partire dalla Quinta Repubblica, un presidente eletto direttamente, che quindi può portare a una cosa che può portare, diciamo, a delle fratture molto forti. Però sembra quasi, diciamo, un tentativo che questo sia stato offerto, negando però ai francesi quello che è il vero strumento di democrazia diretta, e cioè referendum di iniziativa, loro non ce l'hanno. E allora, insomma, sembra di tenerli forse buoni in questa maniera, che nello stesso tempo non so quanto interessi loro più di tanto, vabbè, insomma, non è che anche questi presidenti vengano fuori dal niente, ovviamente, vabbè. Però alcuni dicono che in questo si potrebbe dire appunto una discendenza molto diversa per tante cose dal bonapartismo. Io personalmente non ritengo, cioè non ci vedo proprio un nesso storico forte, va bene? Perché allora il presidenzialismo non è certamente solo qualche cosa che ha attraversato la vicenda bonapartista, se l'ha attraversato peraltro in un momento accidentale, quindi si è trovato per caso nel momento giusto in cui c'erano le elezioni presidenziali, non è certo quello che interessava i bonapartisti. Io riguardo invece appunto il rapporto tra il populismo e la democrazia di oggi, vedo un po' di questa comunicazione diretta tra capo e leader, cioè tra leader e popolo, la vedo un po' negli aspetti della rete, per esempio. Negli ultimi anni si parla molto del fatto che la rete può aprire nuovi spazi di democrazia diretta. A me sembra che invece con la rete, cioè con l'utilizzazione che si sta facendo adesso della rete a livello politico, ci sia più un aspetto proprio di comunicazione broadcasting, per dirla informaticamente. Cioè, volete spiegare? Non lo capisco. No, cosa vuol dire? No, che appunto c'è un blog per esempio e ci sono dei contenuti e poi a partire da dei contenuti diretta. Sì, esatto, diretta tra, cioè uno a molti in questo senso, e io ci vedo molto di comune tra il presente un po' quello che era l'aspetto del Bonaparte, non so, magari sì, no, qua si riferisce a questo accenno che faceva l'antipolitica, cioè di politica dall'alto e dal basso. Chi ha analizzato queste cose ritiene che in realtà anche sempre, diciamo, l'antipolitica è sempre prevalentemente dall'alto. Cioè ci possono essere delle proteste dal basso, ma spesso e volentieri di quelle proteste si impadroniscono chi già sta dentro le reti della politica, chi è già inserito nel gioco della politica alto.
quindi diciamo è una forma di antipolitica. In realtà di antipolitica c'è un po', perché insomma è interno già del gioco politico. Su queste cose della rete, nel senso cioè del web, di queste cose, in effetti è un problema che anche lì è stato studiato. In realtà è vero, sì, la discussione, il poter intervenire. Il fatto è che solitamente c'è una figura, c'è un moderatore in queste discussioni, la figura del moderatore effettivamente condiziona il tipo di... non è una vera e propria deliberazione quella che si ha in mente, perché c'è qualcuno che comanda, organizza, forse comanda è troppo, organizza la discussione a seconda dei temi e a seconda delle priorità. Anche semplicemente il fatto di dare una gerarchia delle questioni da affrontare, in qualche misura è già metterci un po' le mani sopra, no? Quindi mi ricordo di aver sentito degli interventi in questo senso a un seminario che dicevano che la fonte che ha studiato gli ultimi movimenti, in realtà quello che sembra spontaneo non lo è, o comunque lo è in misura molto minore rispetto a quanto sembrerebbe. Poi volevo chiedere un'altra cosa, anche se prendo l'anarchismo, quanto conta l'aspetto emozionale invece? Perché nel populismo molto spesso c'è questo aspetto per cui il leader è quello che dice quello che il popolo vuole sentirsi dire, che poi in realtà sappiamo, cioè non è esattamente così, cioè non è che proprio ti dice quello che il popolo si aspetta che dica, però è più un fatto di riportare la comunicazione a livello emozionale, per cui c'entrano anche molto le doti attoriali, cioè penso a Reagan negli anni 80 negli Stati Uniti, sì, un bel ragazzo, un attore, professionista. E non solo lui, c'è anche adesso le doti attoriali contano molto, per cui spesso non è tanto il contenuto che porti, ma come lo porti, in che modo ti poni e in che modo non so. La mia impressione, per quello che ho potuto studiare, forse vi sorprenderà, però è più Napoleone, il generale, che fa leva sul discorso affettivo, mentre Luigi Napoleone Bonaparte è più razionale, più freddo. In Napoleone tante volte ci sono degli interventi o delle modalità per cui si sente che c'è la ricerca di un legame nel senso di complicità. Invece Luigi Napoleone Bonaparte, che è una persona che i contemporanei hanno completamente sottovalutato, è famosa la frase in sera di Thiers che dice cretino e riusciremo a dirigerlo, cioè lo fanno diventare Presidente della Repubblica perché pensano poi di tenerlo loro, di tenere loro le redini del comando, e naturalmente sbagliano. Luigi Napoleone Bonaparte è una persona che si è preparata fin dalla più tenera età al suo ruolo di capo politico. La persona che è stata seguita attentamente nell'educazione dalla madre, Ortensia, cioè la figlia di Josephine Beauharnais, la prima moglie di Napoleone, e si è preparato con estremo rigore. Forse si può dire che in quel periodo è la testa coronata europea che aveva la maggiore istruzione. Aveva fatto privatamente, si era fatto praticamente tutti i programmi dell'École Polytechnique, la scuola degli ingegneri francesi, si preparava estremamente attraverso istruttori privati e poi ha seguito anche delle scuole pubbliche in Svizzera, proprio con l'obiettivo di essere una mente razionale capace di gestire i problemi. È strano, perché uno si immagina Napoleone, no? Grande contentiero, tutto quel che ha fatto eccetera, però lui era molto più attento a questa sfumatura sentimentale. Invece l'altro, il nipote, è la macchina del potere, diciamo, costruita, preparata per quello scopo. Io faccio due domande prima di chiudere.
La prima è più banale, se Lamartine è uscito un po' dai... lei prima diceva, c'è stato un momento in cui occupava più o meno lo stesso spazio di Tocqueville nei manuali. È sparito perché è stato sconfitto, oppure se ne... perché purtroppo alle volte... E invece l'altra è sulla prima parte della lezione, che è stata molto interessante rispetto al tema del tentativo dei giacobini di costruire le assemblee primarie per porsi il problema di come rappresentare, no? Ha usato un termine molto interessante, cioè mettere in scena l'adesione del popolo all'assemblea, che però in effetti è un tema importante, perché magari uno si immagina la rivoluzione francese come un grande moto popolare, sicuramente lo è stato, ma non stiamo parlando di grandi maggioranze della popolazione, soprattutto in un paese come la Francia. Se poteva fare magari un passaggio in più su questo passaggio, cioè su come viene strutturato, magari anche sul dibattito, perché credo sia stato interessante e che secondo me è importante, nel senso che un tentativo di strutturare la democrazia in questo modo è in quel momento forse decisivo. Poi va come va. Lamartine, forse mi sono spiegata male, cioè i libri di storia del pensiero politico, libri di storia delle dottrine politiche, fino a più o meno 20 anni fa ce n'è uno, il Marcel Prelot, che è un grandissimo libro fatto molto bene. Se voi lo aprite trovate delle pagine dedicate a Lamartine, che ci spiega chi era, cosa ha scritto, cosa ha fatto, le sue idee politiche equivalgono a quelle dedicate a Tocqueville. Io non l'ho chiesto, immagino che molti di voi forse Lamartine non l'avevano neanche mai sentito nominare, oppure una proprio una vaga reminiscenza, cioè mentre sì, Tocqueville, ma magari non vi recitate a memoria all'inizio della democrazia in America, però lo sapete chi è, vero? Quindi questo che testa, non è per l'errore in sé, l'errore per sé è stato definito un suicidio politico di una persona che evidentemente non aveva capito, ma questa è una cosa così. La politica fatta dalle persone è inventata nel corso della rivoluzione francese, cioè fa parte insieme alla rivoluzione americana di questa nuova fase di rivoluzione atlantica, cambiano le cose e per l'appunto c'è l'avvento della seconda democrazia. Il popolo ci entra nella rivoluzione tante volte, però direi in maniera intermittente, cioè non è sempre lì, c'è una classe politica e appunto anche piuttosto diciamo ridotta, perché la convenzione, non so se lo sapete, quando eleggono la convenzione una volta per forza di cose è venuta a mancare la figura del re, l'assemblea legislativa deve dire signori qui c'è da scrivere una convenzione, una costituzione, quindi riconvochiamo un'assemblea costituente, ma alla fine in tutto sono 1 milione di voti, 1 milione di persone che vanno a votare, quindi la convenzione è letta già da una minoranza, una piccolissima minoranza, oltretutto con maggiore apertura per quello che riguarda il corpo elettorale. Quindi è proprio i giacobini sono una piccola minoranza già di quest'altra minoranza, quindi andiamo sempre, hanno dalla loro però questa grandissima e diffusa rete di club che permette loro di essere presenti davvero sul territorio. E allora l'idea è quella di far vedere, hanno bisogno loro non di esibire i numeri, non gliene importa, ripeto, nulla dei numeri. Hanno bisogno di far vedere che loro la nazione la tengono prima, la sanno governare, che il comando è efficace. Tant'è che tutte queste cose sono stabilite, che dicevo della festa, la quale centrale l'unità della nazione, della riunione della nazione, la festa viene stabilita quando? Dentro il decreto, che se non erro è del 26 o 27 giugno, e viene presentato alla convenzione, mi sembra da Valère, in questo discorso in cui si presenta il regolamento con il quale si svolgeranno le assemblee elettorali, via terminale, assemblee primarie, via dicendo, si dice tutto un ricorso diciamo alla celebrazione delle grandi date, si dice che comunque il 10 agosto ci sarà la festa, cioè
interessa come andranno le cose, perché si ha la certezza, e questi sono giacobini, che il popolo, se potrà parlare, è ovvio che sarà con lui, perché loro sono coloro che impersonano la virtù e sono coloro che hanno diritto per parlare, di parlare in nome. Lo tirano in ballo tutti, lo tirano tutti da una parte all'altra, e per cui si immaginano questa grande festa, che è una festa che mette insieme i riti pagani e i riti civili, che mette insieme una festa che si svolge a partire dalle 4 del mattino, perché sorge il sole, arrivano i primi raggi, i raggi del sole, e poi partono dalla Bastiglia e fanno le stazioni, come l'abbiamo deciso uguale, fanno le varie stazioni, ogni stazione c'è una scena, una rappresentazione, c'è la fontana con cui ci si rigenera, c'è la stazione, quella dove viene, quella celebre stazione in cui viene rappresentato il popolo, una delle poche rappresentazioni figurate del popolo, che è un'enorme statua con le sembianze di Ercole, perché il popolo è la forza. E ne parla Linnant nel libro, quello sulla rivoluzione francese, politica, cultura, non ricordo, c'è cioè un terzo tema. E tutto poi confluisce, tanto per cambiare, al campo di Marte, dove si riuniscono tutti e viene alzato un altare dove ciascuno di questi, non tutti i delegati, ogni delegato è estratto a sorte da ogni dipartimento, quindi 86 delegati che vengono dalla profonda provincia, ciascuno con i propri voti, offre insieme al presidente di tutta questa riunione un rametto, sostitutivo di qualcos'altro, il presidente metterà insieme tutti gli 86 rametti e li cingerà con una fascia, perché è per l'appunto la riunione, cioè la unione di tutti per contrastare la rivolta federalista, che come idea pesa di sopra su questa festa, sempre presente, tutto viene fatto e per celebrare l'unità, ma anche per allontanare la paura della divisione. Ovviamente qui di populismo, cioè, abbiamo preso un'altra strada, qui siamo su un altro terreno, va bene? Io sono consapevole.